L'Istituto Universitario Sofia è nato nel 2007, è stato eretto il 7 dicembre del 2007. Lo scorso anno, 2014, dopo 7 anni di sperimentazione molto vivace, molto intensa, con buoni risultati, abbiamo deciso di procedere alla redazione di un piano strategico quinquennale 2014-2019. È stata un'esperienza molto intensa, di cui innanzitutto occorre ringraziare la dottoressa Fiona Hunter, che ha fatto una regia intensa del lavoro come esperta qual è di Higher Education. Un ringraziamento va anche dato a tutta la comunità accademica nelle sue molteplici componenti, che ha avuto una convergenza sintonica molto ricca intorno alle problematiche, alle attività messe in opera dal piano strategico. E il risultato mi sembra è stato apprezzato da tutti, è un risultato prospettico che ci ha aiutato da un lato a ripercorrere la storia di questi 7 anni di vita, ma innanzitutto a focalizzare l'ispirazione originaria del nostro istituto, nato da una grande intuizione profetica di Chiara Lubich, e poi declinato secondo una prospettiva che abbiamo immaginato insieme. Dopo 7 anni il piano strategico ci ha aiutato a focalizzare meglio innanzitutto il progetto accademico di Sofia, quindi focalizzando i percorsi di insegnamento che riteniamo fondamentali per raggiungere lo scopo che Chiara Lubich ci ha dato, cioè insegnare la sapienza articolandola nei diversi percorsi disciplinari, in primis in questo momento gli studi politici, economia e management, teologia e filosofia nella prospettiva dell'ontologia trinitaria. Poi una seconda focalizzazione che si è mostrata particolarmente intensa e innovativa, la coniugazione tra comunità accademica e community life, cioè il dar vita a un progetto accademico che sia integralmente formativo, in cui la vita di comunione, di dialogo, di apertura reciproca tra studenti che vengono di fatto da tutto il mondo diventi humus di una cultura dell'incontro, una cultura del dialogo oggi più che mai necessaria. E questo ci ha permesso infine di focalizzare il significato delle molteplici relazioni a livello internazionale che l'Istituto è venuto sperimentando in questi anni, e a mettere a punto una strategia e una gestione sempre più efficace, sia all'interno dell'Istituto, sia nel rapporto con la cittadella internazionale di Lopiano, entro cui l'Istituto vive. In particolare, dalla preparazione e dallo studio del piano strategico è emersa la qualità strategica di quelle nuove iniziative di presenza di Sofia nel mondo che in questi anni sono venute profilandosi, innanzitutto in America Latina, dove a partire appunto dall'anno accademico 14-15 diciamo si dà concretezza a una incarnazione di Sofia nel contesto culturale latinoamericano. In prospettiva qualcosa di simile è anche previsto per l'Asia nel 2016 e nel 2017 anche per l'Africa, quindi Sofia come un seme che si moltiplica nel mondo. Ecco, direi che da questa implementazione del piano strategico, dalla sua focalizzazione, è emerso soprattutto la pertinenza del progetto di Sofia e il grande orizzonte di applicazione, di sviluppo che può avere. Edgar Morin scrive che oggi la priorità è ripensare il pensiero. Papa Francesco, nella sua enciclica Laudato Si, ci dice che occorre dar vita a un nuovo paradigma culturale e occorre preparare dei giovani che siano leader per questa trasformazione. Ecco, nel suo piccolo, ma con grande determinazione, con grande ambizione, sostenuto dalla fiducia nelle caratteristiche, nella qualità della
della persona umana, nelle potenzialità della socialità, delle civiltà, dell'incontro delle differenze, e anche non da ultimo sostenuti dalla speranza che nasce per chi ha la fede in Gesù, dalla presenza di Dio, Trinità nella storia degli uomini, ecco, Sofia si mette a servizio di tutto questo.